Valentina Faricelli, presidente di Nonno Ascoltami, oggi qui al Museo Colonna di Pescara per presentare questa nuova iniziativa del 2018 che partirà domani con un testimonial d'eccellenza, Lino Banfi, e con tante novità per tutti coloro che hanno problemi di udito. Sì, siamo arrivati alla nuova edizione e la novità vera di quest'anno infatti è Lino Banfi come testimonial, che chiama i cittadini a recarsi nelle piazze, a venire da noi, da Nonno Ascoltami, per effettuare un controllo dell'udito. È un'edizione importante anche questa, non solo perché siamo al numero 9, ma perché raggiungiamo 33 piazze in 16 regioni di tutta Italia. L'anno scorso abbiamo sensibilizzato 15.000 cittadini e ci auguriamo di aumentare i numeri quest'anno. E siamo contenti perché il nostro modello sta funzionando, perché finalmente la gente viene in piazza, incontra il medico e ammette di avere un problema uditivo e cerca di affrontarlo. Sicuramente per una questione legata all'età la presbiacusia coinvolge gli ultra 65 anni, ma quello che noi vogliamo spiegare è che anche i giovani devono stare attenti, perché un uso scorretto delle cuffiette e comunque i rumori a cui oggi costantemente per la società in cui viviamo siamo esposti rischiano di danneggiare l'udito fin da giovani, e l'udito una volta perso non si recupera. Quindi prevenzione, conoscenza delle norme igieniche per mantenere sano l'udito, e noi stiamo cercando di fare tutto questo. Avete afferrato? Meno male.